Allora, direttore, una sconfitta 5-4, partita incredibile, io a memoria a Parma ne avevo viste poche così, le impressioni, l'amarezza per il punto magari che poteva essere raggiunto, anche un po' di amarezza magari qualche decisione arbitrale? No, quelle cose lì vedetele voi, tanto sono assolutamente evidenti, no? Basta vederle e va bene, ma attaccarci a questo mi sembra riduttivo. Io quando ero uscito da Cesena avevo espresso delle mie opinioni e oggi esprimo delle altre. Qui non si fa assolutamente mai notare, ho sentito anche autorevoli realtà dall'altra parte che mi dicevano una squadra chissà che cosa, vabbè. Dico che il Parma, con tutto quello che c'è stato detto e scritto per 3 mesi, ha lottato contro un'altra squadra. Il Parma, tolto l'ultimo gol del Milan, si è guadagnato 3 gol, gli altri li abbiamo un po' regalati quasi tutti, o regalati o quantomeno venuti da casualità, perché anche il primo gol di Bonaventura viene da un rimpallo che va a finirgli il pallone lì. Indipendentemente da questo però si enfatizza una squadra che ha chiaramente delle potenzialità e si butta giù una squadra che invece ha altre potenzialità. E io ritengo che alla fine è talmente rocambolesco che se non si commettevano degli errori la partita si poteva raggiungere e addirittura si poteva andare pure a vincere. E il caso un po' più eclatante è quello di Felipe, perché lì assolutamente è stato veramente un errore, come sbagliamo tutti, sbaglia anche l'arbitro, però quell'errore lì ha nociuto tantissimo. Dopo Cesena, dopo il mercato, qualcuno insomma diceva che il Parma poteva soffrire in attacco quest'anno, in realtà i gol sono arrivati tanti, specie anche sul calcio piazzato come l'anno scorso il Parma va a segno, è sembrato forse magari che la squadra abbia sofferto, come diceva lei, le assenze dietro, cioè una partita che non deve far testo, diciamo, per l'assetto difensivo. Ma per noi abbiamo preparato una partita in questi 15 giorni in una certa maniera. E poi tra ieri e stamattina sono venuti a mancare 2 elementi importanti. Oltre a Biabiani è venuto tra ieri Paletta e stamattina addirittura alla colazione Cassani. È chiaro che pure bisogna avere pazienza anche con i nostri ragazzi, la prima partita contro il Milan, cioè, hanno dato quello che potevano e bisogna rispettare questo, però scombussola un po' tutto, no? Nella preparazione della specifico. E penso che nonostante ciò nonostante i nostri errori, e da lì dobbiamo ripartire, migliorarli, abbiamo onorato nel massimo, abbiamo dato tutto, anche con gli errori abbiamo dato tutto, però la squadra, se avesse avuto questo spirito qui a Cesena, probabilmente ora parlavamo in un altro modo, anche di punteggio. Infatti lei a Cesena si era detto preoccupato, stasera invece che agitivo si dà. No, non sono assolutamente preoccupato, perché se questa squadra che ci abbiamo giocato contro è enfatizzata e ha ritrovato tutto e vince magari lo scudetto, noi 40 punti li facciamo. Quindi può ripetere la stagione dell'anno scorso il Parma, diciamo? Ma io questo non lo so, perché poi sono gli episodi che determinano tutto. Certo, probabilmente l'anno scorso questa partita finiva pari o magari la vincevamo. La casualità è molto importante, però ritengo che nonostante tutte le nostre problematiche che ce le siamo trascinate un po' di tempo fino agli ultimi giorni, che mi auguro da domani si svolti, abbiamo cercato di fare tutto quello che potevamo e perciò questo abbiamo fatto. Mi sembra che sia poco convinto delle potenzialità del Milan o no? No, io non sono poco convinto, dico che bisogna fare un ragionamento obiettivo, perché se io sento in una trasmissione a livello nazionale che enfatizzano il Milan dopo questa partita e dicono che il Parma non ha chance, non ha un futuro, addirittura hanno detto che ci sono, mi hanno detto che non ha chance, ecco questo. Beh, le nostre chance sono quelle di fare 40 punti e il Milan deve fare quello che deve fare, però vedendo stasera la partita non mi sembrava tutta questa differenza. Probabilmente abbiamo, a differenza loro, abbiamo commesso qualche errore in più. Grazie.